Amiche ed amici del Cannabis Watch Productions, benvenuti alla puntata del 18 dicembre del Commodore 64 Advent Show. Giornata un po' frettolosa oggi, quindi tuffiamoci in questo gioco che mi è stato obbligato, intimato con una pistola armata a tappi di sughero alla tempia dal mio amico Roberto Magistretti, che mi ha chiesto peraltro anche di tenere questa sigla che sto usando in questi giorni per sempre perché è bellissima. Vediamo, vediamo se lo farò, ma partiamo con una sigla pronta ad affrontare Raffaele Cecco. Abbiamo scoperto con i giorni chi fosse Stavros Fasolas, ma ora è il momento di scoprire un'altra personalità 8-bit molto importante, Raffaele Cecco. I più scafati, quelli rotti ad ogni esperienza comodoriana tra di voi hanno già capito di chi stiamo parlando, ma per tutti gli altri prendiamoci con tutta comodità il tempo di aprire la casella di oggi, 18, e vedere quindi questa prima fila piena, questa prima fila del calendario Abridged, Reduced, Redux, creato per noi dall'amico Francesco Bicci, che ci ha natalizzati, direi a sufficienza, è una prima fila importante, piuttosto dark alla fine, con questi fondali neri. Avete capito cos'è quel quarto gioco che ha perso oggi? Beh, adesso lo capirete, perché è una saga super famosa, è una saga, una biologia di Cybernoid. Cybernoid 1, Cybernoid 2, della Huson. Da un'idea di Raffaele Cecco, in realtà questo non è programmato, il sequel da Raffaele, che peraltro è inglesissimo, di Tottenham, però si chiama Raffaele Cecco, evidenti origini italiane. Quindi, Cybernoid era un gioco perfetto, acclamatissimo, con un gameplay molto particolare, che Cybernoid 2 riproduce praticamente in toto. Andiamo un po' a vedere di che si tratta, Commodore permettendo, ovviamente. Commodore lo permette. Cosa succede? Eccoci qua. Allora, Cybernoid 2, The Revenge, praticamente prende quello che era Cybernoid 1 con tutta la sua dinamica di gioco molto particolare e la riproduce praticamente identica, però con una pulizia grafica superiore, con un polish di programmazione ancora più spinto, con più colori a schermo, con tutta una serie di trovate per rendere la grafica croccante e solida e dare un feeling quasi da console. Al gioco, tanto che penso che esista anche una versione per NES, oh, non mi ricordo, cioè, di Cybernoid 1 se non altro. Cybernoid 2, intanto beh, sentite la musica che pompa mortalmente, mostruosamente sotto, e sono ancora una volta loro, i Maniacs of Noise. In questo caso stiamo parlando di Geroen Tell. Fabio Kenobi de Bortolotti mi ha anche detto come si pronuncia, ma l'ho dimenticato, non si pronuncia Geroen Tell e neanche Geroen Tell in un altro modo. Comunque, Nick Jones, il programmatore, in realtà la grafica di tale Hugh Beans, però, che fa un ottimo lavoro, come vedrete, è un gioco difficile, impestatissimo. Infatti, mi sono andato a imbarcare in un'impresa ancora una volta fuori dalla mia portata, ma ci piace anche così. Ci piace così. Direi di tenere il suono sotto perché è troppo bello, troppo epico. La musica di Joran Tell è veramente, per molti, la quintessenza del Commodore 64. C'è chi preferisce Galway, chi preferisce Tim Folling, chi preferisce Rob Hubbard, ma anche Geroen Tell ha una sua importanza enorme, seminale, come direbbe Matteo Bittanti, che salutiamo. Quindi direi di cominciare, no, direi di cominciare col joystick in porta 2 e Start Game. Allora, gioco appunto questa meccanica a schermo che scompare, molto bella. Vediamo se riesco a usare la mia bomba per distruggere questa cosa qua. Sì, difficilissimo. Un gioco trial and error micidiale che richiede praticamente di imparare costantemente i pattern per vincere, oppure di scappare vergognosamente come sto facendo io. Perché no? Ma perché? Perché cercare sempre la morte? E ha questi momenti quasi platform senza salto, in cui bisogna semplicemente cogliere l'attimo e fare la cosa giusta. Intanto aumento il mio armamentario. Vedete che la mia astronave è sempre più power. Power ma non povera. Una pallina che prendo con piacere. Un'altra cosa. Pieno, pieno, poi mi uccido. Mi uccido senza pietà. Senza pietà. La mia astronave riparte completamente senza niente. E veramente adesso si avvia in saccoccia. Con astronavi che appaiono da tutte le parti. Tra l'altro non posso tornare indietro. Cioè quando tu arrivi in un... Dio Cristo che fastidio, scusate. Però questa astronave che mi arriva addosso mi dà veramente un fastidio che non potete capire.
Ho detto non metto vite infinite, l'ho detto perché ho detto no, voglio sperimentare il feel vero di Cyberpunk 2, che non ho mai giocato. Cyberpunk 1 l'ho giocato e soffrendo tantissimo, il 2 no, e sto soffrendo lo stesso. Infatti mi chiamerò Dolore. Allora, togliamo la musica che è troppo epica e mi disconcentra. Usiamo gli effetti sonori stavolta. Eccoci qua. Ovviamente Cyberpunk 2 non ha solo quest'arma che sto usando adesso, che sono le bombe, sono le più utili probabilmente. Ha un sacco di armi attivabili con tutta una serie di poteri. Per esempio in questo modo posso attivare lo shield, che ho già perso. Benissimo. Ho il bouncer però. Vedete, proviamo a usare il bouncer. Il bouncer funziona, guarda come ti ho spaccato, come ti ho spaccato tutto, bravo bouncer, hai fatto un bel lavoro. Adesso ho ancora il bouncer, invece mettiamo i seeker sono molto belli, però mi sa che i seeker non servono cleanse, perché questi sono non distruttibili. Questi... è Natale, Babbage, è Natale, non tirare fuori il mosconi che è in te. Mantieni la plomb e non nominare il nome di Dio in vano, seppure in maniera amatoriale. Cioè, il terzo stage sono già qua a cagare malissimo. No, quel no. Qua ci vorrebbe lo scudo, ce l'ho ancora, sì. Bene, scudo. Affanculo, voi la vostra stupida. Ecco, bisogna usare l'arma giusta al momento giusto. Seekers, no. Smarts Trackers, mi ammazza lo stesso. Ma dove volevo andare io senza vite infinite? È un gioco completamente ingestibile. Grazie Roberto Magistretti, grazie per avermelo offerto. Masochismo è il nome. Masochis, riproviamo. Allora, riproviamo, ma stavolta facciamo tipo speedrun. Cioè, lasciamo stare sta gente che ci vuole male. Ma chi se ne frega? Ciao. Alla fine, sì, faccio meno punti, ma sopravvivo. Cioè, è la roba. È la roba, alla fine, sopravvivere, no? Qua abbiamo visto che sono stronzi, quindi appena vado qua, mi attivo lo shield e vado via. Ciao. E sono già qua, capito? C'è il trucco. Ora, distraction. Entro qua dentro e mi becca l'ultimo, lo sprite. Però ho trovato il passaggino e stavolta non mi freghi. E sono già qua, capito? Quindi golden. Qua posso mettere i seekers, smarts, i tracker. Il tracker è molto bello perché è un'arma che passa attraverso tutto. Tac. E sono qua e me la piglio in saccoccia. Però si va avanti. Vedete, questo comunque è la caratteristica dei giochi di quella volta. No, alla fine rimettiamo le bombe. Ho comunque distrutto tutto con eccellenza. E riappaio. Bene, questi si possono distruggere? No. Arriva una astronave nemica? No. Bene. Vai con le bombs. Qua di nuovo momento platform, direi, evidentemente. Solo scegliere il momento in cui scendere. Che ora. Prendere quella cosa e lasciare stare quello, che invece è cattivo. Però devo prendere in realtà, perché sennò come faccio lì? Non lo so. Dovrei riuscire a colpire quella roba là, forse un seeker, un tracker. Il tracker però non distrugge quella astronave, che mi distrugge a me. Qui devo riuscire, capite, a distruggere quella cosina verde, quella piccola robetta verde là, che mi dà fastidio perché mi impedisce di far muovere quelle due astronavi in basso fino a liberarmi lo spazio. Meglio. Neglio. Vabbè, Neglio, un bel nome, Neglio. Bene, sono pronto per farmene una run di nuovo con la musica. Seguiamo sempre lo schema di andata a fanculo, cioè vado dritto e tanti saluti. Perché perdere tempo e vita così? Guarda che bella colorella, Dio mio che fastidio, che bella la barra del tempo, come è fatta stylish, con tutti quei bei colorini. Gente che sa, ma no! Niente, la musica mi dà troppo groove, non ce la faccio. Shield.
qua shield proprio tutta la vita. Mai più senza shield. Ciao. Qua easy. Qua spacco tutto con le bombe. Peccato che non si riescono a distruggere quelli così. E poi questo mi ammazza comunque, perché life is shit. Mi ha fastidissimo che non posso colpire quello. E qua siamo qua e quello mi incula ogni volta. Va bene, subito, subito. Sentite gli echi. Tra l'altro Raffaele Cecco, che appunto di cui è il concept Cybernoid 1 e 2, ha fatto anche Stormlord, che è un gioco molto interessante che ho amato molto su Amiga, anche se anche in quel caso aveva questa giocabilità rotta, spietata, quindi bellissima grafica. Facciamo di nuovo senza musica. Tiriamo una bomba, così, tanto per il piacere di... se va niente, così. Punti. Score. Score zone. Stavolta facciamola bene questa, dai. Non è così difficile in fondo, basta... Dio mio! È un gioco snervante, ma Magistri secondo me ama soffrire, perché questo spiegherebbe perché mi consiglia questi giochi sempre terribili. Non terribile, bellissimo, questo gioco, cioè è croccante, non è una roba tipo che mi mette in crisi come la System 3, assolutamente. Lo trovo super croccante, controllabile, ma veramente proibitivo, mamma mia. I Seekers, vai con i Seekers. Boom, i Seekers fanno. I Seekers vanno, poi però mi brasano via tutti gli altri, perché sì. Perché sì, ma adesso vado di qua. Tac. Dio, che fastidio inconcepibile quella roba là. Quel missile che ti arriva in culo così. Non ha senso. Posso distruggere quel coso lì, tra l'altro, che mi sta sparando con fastidio importante. Ma mi ammazza. Oh, Gesù. Hai questa fila assurda di armi, perché hai 7 armi. Hai Bombs, Time, vabbè, Shield, Bouncer, Seekers, Smarts e Tracker. Quindi veramente scegliere. Tu sei fig. Ancora una. Scusate, io devo smettere tanto tempo fa, ma alla fine sto gioco mi intrippa. Mi intrippa perché è quel non ce la stai facendo, ma per poco. Devi riuscire a concentrarti di più e ce la farai. Tensione, smascello, ragazzi. Pronti con il mio amico Shield, qua non ho nessuna fiducia nella mia possibilità di superare questi qua senza, e infatti faccio bene. Mi metto qua un attimo, tra l'altro vedete che in realtà potrei raccogliere dei bonus se fossi più accorto, ma volevo entrare nello stage successivo già con le armi giuste, che erano i Seekers, se non mi sbaglio. Vai di Seekers, puoi fermarmi qua, Christian the Seekers, vedete che... Se quella bomba viene fermata, sì. Bene, io adesso vado su. Quelli arrivano, ma io nel frattempo ho vinto tutto. Se io potessi lanciarsi un Seeker anche a quello, ma non ho più. Quindi adesso devo cercare un'altra arma, tipo la Smart Bomb, che distrugge tutto quello che c'è sullo schermo. Bisogna usarle queste armi, ragazzi. Qua invece erano i Tracker, quelli giusti. Sotto il ponte di Baracca c'è tua zia che fa la cacca. No, mi sono distratto, scusate. Qua un fesso. Perché ovviamente c'è la gravità. Ups, eccoci qua. Eccoci qua. Ed ora proviamo a usare il tracker, a vedere cosa succede col tracker. Il tracker libera quell'astronave. No, è la stanchezza, ragazzi. È la stanchezza. Però è giusto. È giusto, non so dove devo buttare esattamente il tracker per eliminare quel pallocchio. Ultima, lo scrivo. Ultima. Ah. Ma funziona l'audio? Ah, meraviglia. Ultima con l'audio. Guarda come mi ha anticipato da spaccargli le gambe, veramente. Cioè, ha anticipato la bomba sapendo dove andavo. Ah.
Non dico niente. Come spiegarlo altrimenti se non con... Cioè, sono 15 minuti che state vedendo un uomo soffrire e smascellare come se fosse in acido, cioè è terribile per me, è terribile per voi, non è questo lo spirito del Natale, ragazzi. Dobbiamo chiudere questo filotto di giochi dark. Perfino Boulder Dash è su modo un gioco dark. Berks è cupo, distopico. Myth è stata una tragedia. Boulder Dash una delizia, ma comunque tesa, smascellante. Ed ora questo. Smashell. Questa roba dei 25 pulsanti, qua così spari uno e vai a fare in cuore. Si può anche spaccare quello, è tutto bello, esplode, ma non ho voglia. Potrei usare così il pad dello SNES, forse farei meglio che non così. Ah, adesso è bello, come tutte le armi ti senti ficus. Sì, bravo. Belli, guarda che belle che sono queste astronavi che arrivano volando così. Uso i bouncer. Come i bouncer possono fare. Infatti, vedi che i bouncer spaccano tutto. Spaccano quasi tutto, non riescono. Ok, hanno colpito anche quel missile là. Bene. Quelle astronavi là indistruttibili le odio più di me stesso, sostanzialmente. Ok, passo oltre. Uso di nuovo i bouncer, che però stavolta non sono molto adatti. Vediamo se il bouncer arriva là. No. Come faccio quindi a distruggere quella? Vaffanculo, gli faccio le finte, però alla fine mi incula lo stesso. Bouncer. Tic, beccato. Bene, ora. Ma potrei usare i bouncer anche qua, forse. Vediamo un po'. Tanto stiamo attenti a questi che prima avevano ciulato 20.000 vite. Inopinatamente, bravissimo. Ed ora bouncer, benissimo. Lui si libera. Ma queste si liberano anche. E quindi liberandosi mi lasciano tutto il tempo per no. Per passare sotto mentre sta salendo lui. Che però muore. No, non muore. Lui è anche vivo, tra l'altro. Adesso mi viene a rompere i coglioni lì, tra l'altro. Attenzione. Colpo di scena. E mi viene a rompere. È un gioco satanico. Satanico. È Satana incarnato che odia la vita di Dio. No, vabbè. Cioè, è proprio... una generazione di giochi pensati per frustrarti e basta, ma guardate la bellezza, però la bellezza incredibile di quell'effetto metallico blu con quelle righe, sembra quasi l'MSX quando faceva quelle palette stratificate, quelle palette. Sono sfinito. Sfine. Ultima. Ancora uno e poi smetto. Eccoci qua. Ancora uno e poi smetto. Sono passati 30 anni. Siamo ancora qua a dire ancora una. E poi smetto. Madonna, se mi ammazzavi, ti ammazzavo. Vedete che però pian pianino si prende. Pensate, se potessi giocare per 20 ore, pian pianino, diventerei tipo bravo. Shield. Qua questa cosa. Ok, qua abbiamo detto bouncers buoni, ma seekers meglio. Christians the Seekers. Ok. Benissimo, qua ormai professional, no? Ma chi mi ammazza? Chic. Qua non ho pensato cosa fare, ma dicevamo che bouncers è buono. Ma sai cos'è molto buono qua? Smarts. C'è la smart bomb. Ciaone. Questo è stile. E qua abbiamo detto che invece bouncer se è buono, però bisogna poi velocemente andare via. Da lì. Prima di andare via, perché non vai a fare in Q? Non guardate l'advent show con i vostri bambini che crescono deturpati nella parola. Parola di Yahweh. Allora. Bene.
Bouncers. Bouncers spacca tutto. Lui passa lì e mi caga il cazzo non poco, ma io passo qua e riesco a evitarlo. E arrivo qui e non so cosa c'è. Casino, casino e nemici. Nemici, uso i bouncer ancora una volta che si liberano salvifici. Non capisco niente, ma lo passo. Altro momento de merda, quel tipico momento in cui arrivano tantissimi nemici e mi rompono il culo così, tranquillamente, senza senso. Qua bisogna usare lo scudo, no? Perché loro continuano ad avvenire. C'è lo scudo? Ce l'ho? Sì, ce l'ho. Usa lo scudo, grandissimo. Cogli il momento per usare lo scudo. Trova l'amore. Dove sono? Chi sono? Sono lì. Ok, presto. Non ho più lo scudo. Usa cose! Ah, Devastella brutalista! Non è finita ancora. Ancora roba. Smarts, morite, tutti. Non è morto nessuno, molto bene, ma vado su così. Me ne frego. Smarts, non c'è nessuno. Seekers, Smarts, non c'è nessuno. Però. È un achievement su cui fermarsi, su cui un uomo deve sapersi fermare. E io mi fermo. Mi fermo anche perché sto per svenire. Quindi. Buono, vediamo il risultato. Egregio, niente. Bene. Vediamo la classifica a questo punto come si pone. Nick è ancora primo, ma per poco. Attenzione, caro Nick, che ti sto rosicando il culetto perché ho 3300 punti, sono sotto con Egregio. Quindi buono, soddisfatto. Ragazzi, gioco molto bello, molto difficile, ma giocato così, senza vite infinite, con calma, ti rivela che comunque quella frustrazione, trial and error, quindi tentativo, sucare e imparare, funziona. Piano piano l'assicella della tua tecnica nel gioco si sposta sempre più avanti. La ricetta classica, antica di arcade. Questo è il Keno Bizboch Commodore 64 Advent Show di oggi. Abbiamo finito, come ho detto, la base della piramide bassa, quindi si cambia. Dal prossimo episodio torniamo su quote più cromatiche, più colorate, momenti più gioiosi per avvicinarci un po' meglio al Natale con una grande rush finale. Dopo questa sequenza difficile e pesante, così come difficile e pesante arrivare, guadagnarsi l'avvento giorno dopo giorno. Basta cazzate, ciao ragazzi, vi saluto con uno snippet audio molto molto carino che ci ha dato l'amico Flavio Web di Ocuto, che mi ha detto: senti, ma perché non facciamo questa cosa qua con quel vecchio programma di sintesi vocale del Commodore? E lui l'ha fatta, per cui vi saluto, grazie Flavio, un bacione a tutti voi, anche a Ocuto, a domani. Che figo, riascoltiamolo. Ultima volta, però veramente figata, dai, questo sintesi vocale del Commodore che canta il Commodore 64 Advent Show. Gliela faccio fare tutta il prossimo anno. Ciao veramente.